Ciao a tutti, in questo video vedremo come importare modelli 3D animati all'interno di After Effects. Con le ultime versioni di Adobe After Effects è possibile importare all'interno del programma modelli 3D senza utilizzare plugin. Negli ultimi aggiornamenti è stata attivata anche la funzione che permette di importare le animazioni relative ai modelli 3D, comprese anche le scheletre, quindi quelle che servono per avere personaggi animati. Naturalmente per provare questa funzione ci serve prima di tutto un modello. Nel mio caso scaricherò direttamente da Mixamo un personaggio con la relativa animazione. Parleremo in un tutorial apposta di questa piattaforma, che comunque è gratuita, e se avete già un account Adobe potete accedervi direttamente con le stesse credenziali. Si trovano sia personaggi sia animazioni pronte da poter scaricare. Nel mio caso prenderò questo modello e selezionerò da questa libreria un'animazione. A destra troviamo varie opzioni, nel mio caso vado subito a scaricare il modello. Ricordiamoci di selezionare With Skin, quindi scaricherà sia il modello che l'animazione. Come formato possiamo scegliere l'FBX, cliccare download e attendere lo scaricamento. L'unica cosa da tenere presente è che After Effects attualmente non importa questo tipo di formato, ma è richiesto il formato JBL o GLTF, che è un formato open source che sta prendendo molto piede. Quindi se non troviamo modelli già in questo formato dovremo fare una conversione. Potete usare un software di modellazione o dei servizi online. Nel mio caso aprirò il modello in Blender andando in Import e selezionando FBX, che è il formato con cui l'ho scaricato. Vediamo che abbiamo il nostro modello e la nostra animazione qua in basso. Se non vedete le texture è solo una questione di visualizzazione, vi basta cambiarla per controllare il tutto, e ci basta semplicemente andare su File, Export e selezionare il formato GLTF 2.0. Controlliamo a destra che sia selezionato effettivamente Animation, in modo che vada a scaricare l'animazione, e salviamo direttamente questo file. A questo punto possiamo prendere il nuovo file GLB, trascinarlo direttamente nel progetto e vedete che lo apre senza alcun problema. Troviamo qui il file convertito, lo possiamo inserire all'interno di una nuova composizione. Quando facciamo questa operazione vedete che si apre un menu che ci dà la possibilità di rinominare il nostro oggetto se lo vogliamo. Possiamo anche già selezionare la scala in questo momento se non vogliamo farlo successivamente. Se clicchiamo Make Comp Size, nel caso ci fossero oggetti con scale troppo piccole o troppo grande, vengono ridimensionate. Clicchiamo OK e a questo punto noi abbiamo in timeline proprio il nostro modello 3D, e infatti vedete che lo possiamo spostare liberamente e editarlo con i controlli che già conosciamo all'interno di After Effects. E tra l'altro la preview è molto reattiva, in questo momento mi trovo a risoluzione piena, controllo le impostazioni della mia timeline, sono in Full HD a 25 fotogrammi al secondo. Per vedere meglio la scena inserisco velocemente due nuovi solidi che ci useremo per sfondo e pavimento. Gli diamo un colore per fare contrasto, lo duplichiamo in modo da fare anche il pavimento, attiviamo il 3D anche per questi nuovi oggetti e li spostiamo. Quindi lo sfondo lo metterò un pochettino più in profondità e cambierò la scala, perfetto, e il pavimento, che vado a riattivare, dovrò ruotarlo di 90 gradi, poi lo spostiamo e facciamo in modo che sia proprio a contatto con il nostro modello. Anche qui facciamo una piccola scala in modo da avere questa visualizzazione. Vediamo appunto che il modello lo possiamo spostare e modificare, e notiamo chiaramente alcune cose. Prima di tutto notiamo che andando in play non c'è nessuna animazione, questo perché va attivata, e quindi possiamo andare nelle proprietà del layer relativo alla mesh che abbiamo importato e vedete che appare Animation Options. Qui è possibile selezionare l'animazione, anche perché un modello potrebbe avere più animazioni, quindi possiamo scegliere quella da visualizzare. Vedete che ora il layer ha una durata precisa, che è la durata effettiva di questa animazione, che è di soli 2 secondi e qualche frame. Quindi premendo lo 0 per avere la RAM preview, ecco, vedete che adesso l'animazione è stata importata. Il calcolo è abbastanza veloce, quindi non crea particolari problemi. Facciamo qualche piccola modifica giusto per appunto vedere come si comporta e per visualizzare meglio la scena. Vado velocemente ad allungare il loop. Possiamo vedere che in questa scena
attualmente non ci sono ombre e in realtà anche l'illuminazione è molto basilare, quindi per avere un minimo di profondità in più e rendere meglio la visualizzazione di questo modello, controlliamo all'interno del nostro modello che siano attivate le opzioni per proiettare e ricevere ombre, e allo stesso modo lo controlliamo anche sui due elementi che abbiamo usato per creare sfondo e pavimento, ed è tutto attivo. Allora quello che possiamo fare è aggiungere l'illuminazione. Possiamo fare clic col tasto destro, aggiungere una luce, e possiamo scegliere fra vari tipi di luce. Per velocità possiamo scegliere una luce ambientale, che quindi simula la luce del sole, cliccare ok, lasciamo calcolare, vedete che effettivamente adesso le ombre iniziano a vedersi. Possiamo modificare un po' le impostazioni per arrivare alla resa visiva che vogliamo effettivamente. Tra l'altro abbiamo fatto un altro video in cui, oltre a vedere come importare e modificare modelli 3D, mostriamo anche come utilizzare i HDRI per illuminare la scena, che è una tecnica molto comoda perché utilizziamo di fatto delle immagini per ricostruire l'illuminazione della scena rappresentata proprio nell'immagine, avendo anche quindi un effetto realistico senza dover per forza inserire in scena delle luci. In questo caso a noi basta modificare l'intensità e modificare la rotazione in modo da avere il tipo di luce che più ci interessa. Naturalmente anche qui, andando in play, possiamo vedere l'anteprima, nonostante l'aggiunta di ombre, che di solito è qualcosa di abbastanza pesante da vedere in real time, tutto funziona velocemente. L'altra cosa che possiamo fare è controllare le impostazioni di rendering. Infatti se andiamo sotto l'anteprima vedete che siamo in Advanced 3D, che è necessario per mostrare queste nuove funzioni. Se andiamo sul Classic 3D vedete che scompare praticamente tutto, perché il modello 3D non è supportato nella versione classica, ma possiamo anche andare in Render Options, e se non ci piace la resa ad esempio delle ombre e la qualità generale, possiamo aumentare la qualità e la risoluzione. Per esempio Render Quality ora siamo a 9, potremmo provare 15, e la qualità delle ombre è con una smoothness di 12, possiamo ovviamente modificarlo, e chiaramente a seconda dell'impostazione che metteremo su questi due parametri avremo un rendering più o meno fine, ma anche più o meno veloce. Nel mio caso non aumento di molto, giusto per dare un pochettino più di qualità. Vedete che è molto più lento in questo caso a fare il calcolo, questo perché chiaramente la qualità è migliorata. Una cosa di nuovo che possiamo fare è, se vogliamo una qualità di rendering in esportazione buona ma lavorare più velocemente, possiamo attivare il Draft 3D. Questo ci farà visualizzare la scena in una modalità, per così dire, bozza, dove non vedremo proprio tutti gli elementi. Ad esempio vedete che le ombre in questo momento non le vediamo, ma è solo per visualizzazione, per lavorare veloce. Infatti, per concludere, potremmo aggiungere una camera in modo da creare una semplice animazione. Quindi andiamo nel Transform, attiviamo i keyframe sulla camera, poi possiamo già attivare i keyframe finali, che sono esattamente quelli che stiamo vedendo. Torniamo indietro e cambiamo la posizione finale. Premendo C possiamo andare negli vari strumenti relativi alla camera, cambiarne la posizione, l'inclinazione, la rotazione e quant'altro. Quindi per esempio potremo partire da più vicino e fare un'animazione di questo tipo. Nel mio caso attiverò con F9 le curve per fare un'animazione più dinamica. Attivo anche il motion blur generale, ma soprattutto sui singoli layer. Questo aumenterà i tempi di calcolo ma anche la qualità. Adesso vediamo la bozza, che ovviamente è una qualità più bassa, giusto per vedere se l'animazione ci piace. A questo punto possiamo disattivare la modalità bozza per vedere il risultato finale e aggiungere un ulteriore tocco animando la luce. Quindi animiamo le impostazioni che abbiamo visto prima in modo da creare un effetto dinamico, come se ci fosse il passaggio del sole lungo tutta la giornata. Poi, fatto questo, ovviamente possiamo usare tutti gli strumenti che vogliamo di After Effects per modificare il colore o aggiungere ulteriori effetti, testi e quant'altro. Naturalmente possiamo, se vogliamo, aggiungere ulteriori luci, magari colorate, per creare un po' di atmosfera. Nel mio caso metto una point light, aumenterò ovviamente l'intensità e potremmo posizionarla su un lato. Magari la duplichiamo in modo da averne due, anche una sull'altro lato, alla quale cambieremo colore. E poi per finire potremmo aggiungere un livello di regolazione per mettere un Lumetri Color e aggiustare leggermente la color correction, aggiungendo un po' di contrasto e creare il look che preferiamo. Abbiamo quindi visto come importare modelli 3D animati all'interno di After Effects senza plugin, e quindi creare una scena 3D
dinamica molto rapidamente, e sicuramente ci saranno altri aggiornamenti in questo senso, in quanto ovviamente ci sono ancora molte funzioni che sono ancora da aggiungere e che sarebbero molto utili per gestire meglio i modelli 3D, e quindi staremo a vedere se nelle prossime versioni e nei prossimi aggiornamenti continueranno appunto su questa linea. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.